eccoci. Lei non ha idea di che cosa ha fatto adesso, perché tutti i nostri fantascientifici tecnici dicono che mai bisogna partire dal sale, ma no, quello muore il lievito, gli piglia, si mette a starnutire il lievito, gli piglia il raffreddore. Mamma mia! È tutto calcolato. Non bisogna partire dal sale, ragazzi, mi raccomando, non partire dal sale. Metto solo il lievito. Quello il lievito muore, se vede il sale gli piglia la paura e muore. C'è proprio la bilancia di precisione, eh? Sì. Se fa, insomma. La faccio girare perché c'è il sale dentro, in modo che gira questo braccio che gira, là ci sta a vedere una barra che una barra d'acciaio che mi fa sciogliere il sale nel girare. Quindi se pure rimane qualcosa mi mescolo con la farina, quindi mai vi ricordatevi, non mettete mai sale e lievito insieme. Pure questo dentro. Ma state scherzando, lo so. Ne ritrovi tutte, no? Migliaia di parti. Iniziate queste cose, l'utazione. Ah, ve dico poi. Allora, quando il sale incontra il lievito, fa una botte, il lievito perde e muore. Quando muore, rilascia una sostanza che non vi dico qual è. Tutti quanti chimici. Sì, sì, sì. E sta sostanza si chiama glutatione. Il glutatione fa allungare la pasta di più, la rende meravigliosa, quindi perciò i napoletani si sono imparati a mettere sale e lievito insieme. Ma non si deve fare! Lasciamo perdere. Chi ne ha mai fatto sto mestiere? Questa è la verità. Allora io sono sempre del parere che il mestiere, questo qua, qualsiasi mestiere, la scuola ti impara qualcosa, la teoria, ma la pratica la devi imparare sul posto, e tutti i mestieri sono fatti così, anche un medico, se non fai la pratica, e tu hai studiato per 10 anni, non puoi mai diventare il prossimo minuto se non fai la pratica, esatto? La stessa cosa è il pizzerotto, se tu impari 6 mesi in corso, non fai il corso, ti possono dare anche una base, ma se tu non lavori da un'età, io vado da un'età non a 30 anni, io vado da un'età che inizia a 15 anni, 16 anni, questa è l'età giusta per imparare il pizzerotto, e lo devi fare almeno per i primi 4-5 anni in una pizzeria tipo come questa, masticando. Sì, c'era maestro che chef di questo.
fare una canzone che mi piaceva una chitarra, mi rallentavo un pochino, 45 giri mi andavo a 33, imparare che per andare oggi c'è una cosa che mi piaceva su Facebook, che stavo leggendo su YouTube, e trovo qualcuno che mi fa vedere perfettamente come quella cosa si fa, si fa. E quindi non va bene, non l'hai insegnata, se no non capiamo. Quindi mo suoni la chitarra, eh? Eh sì, provo. Che genere fai? Ah, tutto, però io sono un metallaro, quindi. Ambe? Ambe? Sì. Stavo dicendo. Sta ripassando acqua? Sì. Guarda Alessandro, tu non hai idea, mo ne parlavo con loro. Da noi stanno tutti gli scienziati, ogni tanto arrivano scienziati e dicono non dovete mai mettere il lievito, non si parte mai dal sale, no. Qua invece che fa? Pum, un sale. E dice poi non devi mettere mai il lievito vicino al sale. Ma che fare qua? Boom, il lievito vicino al sale. Ora ti faccio vedere l'idratazione di Emanuele, la famosa idratazione dell'impasto. E abbiamo già lo scienziato. 70-80% di chiaro. L'idratazione, ragazzi. Eccola qua, vedi l'idratazione di Emanuele, guarda. Patanghete. L'idratazione. Ma quanti milligrammi sono quelli? Capito? Devi vedere la percentuale di infatti qui, proprio tu metti a tappo. Vedere, la vedere là, guarda. Oh, allora, la tocca, hanno visto già. Tutto di pasta famoso, no? Ma non è la tocca, ok. Qual è l'idratazione? Boh, è pronta, da tutto qua. Beh, che profumo quello. Questo ci è andato in guitarra, Si è fatto già quattro sacchetti. Quanti secchi d'acqua ci hai sparato dei 5? Ho messo 5 e mezzo. Sono. Sì, è 10 di 3. Sono circa 5 da 15. Sono 60, 75 sì. E una metà 85, 90 kg. 90 litri circa di acqua. È già calcolato che ci metto tra un quintale e 20, un quintale e 30. Già metto tutto questo, poi man mano quando si raccolge io gli do. Quella che serve. Fa tutta la sua. Che bestia. Qua c'è una ditta che forse ce la fabbrica una spirale casalinga piccolina? No, una scusami, una forcella? Però costa. La casalinga? Sì. Casalinga. Mi sembra che l'ho vista io. C'è una Santos come marca che è molto buona, sì. Ma costano un'ira di Dio queste bette macchine, porca miseria. Sì. Costano un boato. Queste macchine sì, questa qui è la più grande della Medipan, che è la nostra ditta che prende, ci fornisce, sono le stesse impastatrici che non mandavo anche in Giappone, come andava a Roma. A Roma no, perché già c'è, no. Però questa qui è da 600, da 600. Sì, è il massimo questa qua. A Londra, allora, a Tokyo c'è quella lì da 100. C'è anche quella lì da 60 che è ancora più piccola, però per il numero di vizie che fanno lì va bene. Questa breve che un impastatrice che ci hanno già fatto sempre per il discorso di prima, sempre per il discorso di prima che ti dicevo, no, pensare che facessero questa ecco di risposta c'è sotto, ma secondo me non ti fermi a quei numeri, cioè, comunque quando il sabato della domenica è il traino, hai visto c'è sempre un progetto, non è un posto che il sabato della domenica
comincerà insomma, a entrare nel centro. Ma c'è un cambiamento proprio culturale, insomma, Napoli comincia con ragù a casa la domenica, il sale di Margherita di Savoia del Casamento. Quanto sono i passi che io ritengo che
sia di francesi di Giappone, eccetera, eccetera. E lui nel medicina mi disse, guarda, cioè, ti sei inventato una bella situazione, ti sei inventato un marchio, lo so, ma poi era sempre capito quella cosa, era la rimasta. Tutto quello che tu ricordava. Sei un grande commerciale, stai vendendo bene, stai facendo per le pizze, non pensai, sei bravo. Va bene così. Voi siete di qua o siete di Roma? Io sono di Foggia. Foggia. Però vivo a Roma. All'accento si sente, purtroppo. Perché purtroppo? Ognuno ha l'accento della propria città. Perché? Perché purtroppo? Ah, invece a me piace l'accento. Mi piace, sempre più innamorato. È normale. Poi a me piace l'accento romano, come ci sta anche l'accento fiorentino, che non è. Parlano un pochettino, invece il romano. Mi imbarazzo un po', dipende che è romano, però ti dico la verità. Mi imbarazzo un po' quando sento i romani in questo. Perché questa faceva la domanda che vuoi fare di cui la macchina. Spettacolo, tutto il dialetto, meno male, è bello. Sì, si vede come affina, poi si trasforma palata dopo palata, si affina. Insomma, che si prova? Di Alberto Sordi. Quando uno ti dice come ti chiami? Cioè, io mi chiamo Alessandro Condurro, ma Condurro proprio come pizzeria. La pizzeria, e tu dici sì. No, vabbè, sì, sorrido perché comunque è una cosa che fa piacere, cioè, sempre piacere. Anche se io faccio un altro lavoro, voglio dire, mi occupo comunque della pizzeria come immagine, come diciamo franchising, comunque, eccetera, eccetera. Però l'area della pizzeria l'abbiamo respirata un po' tutti quanti da piccoli, quindi è sempre una cosa che fa piacere. Certo. Sempre bello. Vabbè. Mazza, quanto ci mettete per spallinare tutta sta roba? Per toglierla? No, per fare le palline. Ah, tutta sta pasta. Diciamo che con tre di noi ci mettiamo meno di un'ora, anche 40 minuti, a seconda come vogliamo andare. Se vogliamo pure velocizzare un po', 40 minuti, 30 minuti la facciamo. Tre di noi qua vicino. Io un giorno vi devo invitare a vedere come la facciamo noi all'inizio. Voi dovete da ridere dall'inizio alla fine, perché capito? Bilancini contro bilancini. Attento, metti quello là, non metti quello là. Anche il sale, mi c'è sta una pubblicità. Anche il sale. Ci sta una pubblicità. Voi l'avete visto? Sono andato. Sì. Il pacco è da un chilo, quindi si va per un'idea. Al secondo i litri d'acqua che ho buttato. Pestalone di leggenda comunque, no? rimarrà sempre, ma non vanno detto tutti. Ma io sono sempre del parere che il segreto non è il segreto, è l'esperienza di tanti anni che fa una cosa. Il segreto è l'esperienza di tanti anni che si fa una cosa. Cioè uno seppure la nota, la vede,